Terzo appuntamento della seconda parte della 12ª edizione di Building a Puglia, costruendo l'identità della Puglia, la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé. L'originale rassegna promossa dal Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale Pugliese. Il terzo incontro è stato dedicato alla Feba Popolare. Per l'occasione sono stati presentati due volumi, Fiabe e Novelle del Popolo Pugliese di Saverio La Sorsa e Donne in Fabula, figure femminili dell'immaginario favolistico popolare di Lino Angiuli e Lino Di Turi. La raccolta del patrimonio novellistico pugliese è stata una delle più felici imprese del folclorista molfettese Saverio La Sorsa. Si tratta di un repertorio ricchissimo, comprendente 287 testi raccolti in più di 90 località della regione, dal Gargano al Salento, trascritti nei dialetti originali e corredati di traduzione. Saverio La Sorsa è, possiamo definire, uno dei più grandi folcloristi pugliesi, ha operato soprattutto nel Novecento. Ha una lunghissima carriera, con questa raccolta che lui pubblicò tra il 1927-28, i primi due volumi, e il 41, il terzo volume, lui raccolse dalla viva voce del popolo, di testimoni che raggiungeva direttamente, personalmente, in questa raccolta circa 287 narrazioni. Donne in Fabula è uno scorrere continuo ed affascinante di figure femminili tratte dall'immaginario favolistico popolare. E nasce dall'esigenza di esprimere per tema una certa tradizione popolare che non è abbandonata, ma viene rivisitata con mettendo al centro questa la donna in tutti nelle sue abitudini diverse, escludendo re e regine, ma andando verso il popolo. Mi voleva proporre un confronto con questa antologia di figure femminili per come la tradizione popolare orale ce le ha trasferite attraverso la favolistica popolare non d'autore, quindi praticamente non c'è una firma, non c'è uno che ha scritto una fiaba o una favola, ma c'è il coro del popolo che ha inventato, ha trasmesso.